Il fruscio della carta ha sempre un significato speciale. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Oggi pensiamo all'Epifania. Che ne dite di una calzetta di carta, usa e getta, magari per quelle nonne che hanno 20.000 nipotini o per quelle zie che devono ottemperare al ruolo da Befana e regalare a tutta la nipotanza le calzette? Non c'è calzetta migliore che una calzetta di carta con un ripieno di carta. Capisci a me. Innanzitutto vi ricordo sempre che Arte per Te ha vissuto 8 anni e potrà continuare a vivere ancora grazie al vostro supporto. Il vostro supporto potrete darlo attraverso i vostri commenti, attraverso i vostri mi piace, e un supporto pratico potrete darlo anche supportando Arte per Te tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Tutto ciò che investirete nel canale Arte per Te, vi assicuro, sarà rispeso sul canale. Insomma, sto cercando di creare tutto un ensemble di possibilità per far crescere maggiormente il canale. Se vorrete contribuire, io vi dico grazie. Se invece non potete contribuire praticamente, non fa niente, io vi voglio bene lo stesso. Vi dico però di contribuire moralmente, fatemi sentire la vostra presenza, commentate, lasciate delle idee su dei futuri video, lasciate le vostre curiosità, lasciatemi tante domande. Come vedete, ho ripreso a rispondere moltissimo alla posta della pagina Facebook, quindi venitemi a trovare anche sulla pagina Facebook di Arte per Te. Ho intensificato moltissimo la mia presenza sui social, anche su Instagram sono molto più presente, quindi potete venire a guardare anche il mondo di Instagram, tutti i link li trovate qua sotto. Ma sempre sempre rimanete con me sul nostro canale che da 8 anni ci fa compagnia. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la calza di carta come si fa. Ed ecco l'occorrente per fare la calzetta più veloce e facile del mondo con la carta. Poche cose ma ben mirate. Della carta rossa, io ho qui degli scampoli di carta che userò, ma voi potete usare della normalissima carta per fotocopie rossa. Della carta bianca, anche qui io userò dei residui di cose fatte tempo fa, così riciclo nel frattempo e non spreco. Un paio di forbici a zig zag, anche un paio di forbici normali se li avete a portata di mano, una penna rossa, io uso le brush pen della Pentel perché danno un bel tratto, una matita e della colla. Io uso la blocco, l'attacca tutto, vi lascio il link qua sotto in cui potete trovarli, la colla universale per attaccare praticamente il mondo, però potete usare anche una Vinavil che comunque dovete ben dosare perché sennò potrebbe farvi ondulare la carta, o anche della colla e stick per questo lavoro. Cominciamo subito. Con una matita disegno la sagoma di una calzetta, non troppo grande. Così. Vi faccio la foto e ve la metto su Facebook, così potete scaricarvela se non siete capaci di disegnarla. Quindi prendiamo due fogliettini o pieghiamo, se avete il foglio grande, in due. Voilà. Io ne prendo più di due perché voglio fare più calzine e ritaglio lungo la linea. E voilà, le calzette sono fatte, si può dire. Adesso ne prendo due e le metto così in maniera speculare. Prendo un foglietto bianco e taglio delle strisce di carta senza prendere nessuna misura, così, con due bordi a zig zag. Con un pezzettino di carta rossa creo una strisciolina che sarà il gancetto per la nostra calzetta. E adesso faccio la seguente: prendo la colla, la distribuisco sulla parte superiore della calza e attacco così, vedete, la mia cartina, facendo combaciare gli angoli dello zig zag. Li faccio combaciare sia da questo lato che poi tagliando anche da questo lato, quindi devo stare attenta che tagliando metta le forbici nel posto giusto. Voilà!
E stessa cosa anche dall'altra parte. Mi raccomando, mettete le sagome delle calzette in maniera opposta, con le punte che vanno una da una parte e una dall'altra, in modo che poi possano essere sovrapposte. Eccoci pronti. Adesso dobbiamo fare la seguente: in questo angolino infilare questo laccettino così, bagnare un po' più giù e far poggiare l'altro pezzetto così. Quindi su tutto il bordo, in maniera molto molto tirata, quindi poca colla su tutto. Voilà. E sovrapponiamo facendo combaciare i zigzag. Schiacciamo e la nostra calzetta dell'Epifania, che tutte le feste porta via, che tristezza, è bella e pronta. Cosa manca? Manca il nome, e allora lo scriviamo. Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. E la calzina di Enzo è bella e pronta per essere farcita. Ma con cosa si farciscono queste calzine? Sono le calzette delle nonne queste, nonne care. Vi tocca per l'Epifania, vi tocca specialmente se avete nipoti adolescenti. Enzo non riceverà questa calza, ancora Enzo riceve quella con le caramelle. Ma se avete nipoti adolescenti, io sto mettendo 50 perché avevo questo taglio, ma 10 euro in ogni calza da lasciare appeso sull'uscio di casa, magari sul portachiavi, li mettete tutte lì, oppure come ferma tovagliolo. Io penso che questa sia la calza più gradita da tutti i nipotini, specialmente se adolescenti, possono comprare quello che vogliono, è facile facile da fare. Io riciclerò adesso, subito dopo il video, anche una busta di Sephora con questa fantasia bellissima, che mi piace un sacco per fare le calzette. Quindi vedrete nelle foto anche una calzetta con busta riciclata. Il procedimento è lo stesso. A Natale vi hanno regalato delle cose confezionate in delle belle carte, approfittate in questo momento per rendere quelle carte qualcosina di più, è un elemento di riciclo. Avanti, prima delle foto ve le faccio vedere finite, la mia, quella di Gabri, quella di Enzo. Se volete fare poi qualcosa di diverso, quindi volete personalizzare le calze, penna in gel bianco del tutto facoltativa, e potete magari fare dei disegnini sulla vostra calzetta e personalizzarla. Ma questo veramente, se avete un po' più di tempo da dedicare a questo progettino e volete fare qualcosa di diverso per tutte le persone a cui regalare le vostre calzette personalizzate. Tanti modi diversi per personalizzare calzette per tutti. Una calzetta con penna gel, una calzetta shue shue veloce veloce, una calzetta invece magari con buste da riciclo. La mia calzetta Sephora non è carina. Bene, magari con un cinquantone da spendere proprio in profumeria. Va bene, questa è una buttard che do lì per i mariti, se volessero, qualora ritenessero necessario. Basta, basta parlare, ci vediamo dopo le foto. Buona Epifania a tutti, ciao! Thank you.
visto che bella la nostra calza frusciante? E allora, regalatela ai vostri piccolini, ma soprattutto questa potete regalarla anche ai grandicelli, a quelli che hanno perso il fascino del dolciume o alle teenager che sono sempre un po' a dieta. State tranquilli che del ripieno di questa calza non è a dieta mai nessuno. Io spero di avervi dato un'altra idea carina per la vostra epifania e adesso, come la Befana, me ne vado via. Vi do appuntamento sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao! Ed eccoci pronti per sorteggiare il cuoricino della Soufil. Oggi non sorteggerò con random.org perché il sito mi dà che ha dei problemi, quindi ho preso un sorteggia numeri casuali a caso, l'ho provato, funziona, quindi tutto regolare, sorteggio in chiaro come sempre. I commenti arrivati in tempo utile sono 109, sono stati già ordinati dal più recente al meno recente. Comunque li riordino con voi, vado e devo essere quindi 1 di, abbiamo detto, 109. Incrociate le dita ed estraiamo 35. Andiamo subito a vedere chi è. E la vincitrice è Daniela Pollina con il commento: davvero un bel pensiero, lo avevo già visto nel video sul canale Ombretta, per noi Arte per te è davvero un pezzo di cuore, con questo ciondolo potremo portarti sempre con noi. E Daniela, sarai proprio tu a portarmi sempre con te al tuo polso. Complimenti per aver vinto questo pensierino che viene dritto dritto dal mio cuore. Per tutti gli altri non demordete, ancora c'è il giveaway del grande 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 Natale di Arte per te, anzi del compleanno di Arte per te, con tanti bei regali di belle arti. Quindi grazie a tutti per aver partecipato a questo giveaway, complimenti Daniela, e noi ci rivediamo tutti qui per il prossimo video. Un bacio!